adesso abbiamo anche capito due o tre meccanismi, come rompere il ritmo a determinati giornalisti, quali non hanno nessunissima intenzione di informare e far sapere quello che ha fatto o non ha fatto il Movimento 5 Stelle, ma solo di distruggere il Movimento 5 Stelle. Io ho rilasciato decine di interviste a Ballarò, non ne hanno mai mandata in onda nessuna perché evidentemente hanno sbagliato i congiuntivi. Per questo c'è un'intervista famosa di 15 minuti, quella lì, non l'hanno mai mandata in onda. Allora ci andremo, io personalmente anche ci andrò, ma è giusto appunto andare, come dice lui, a informare nei programmi giusti, spesso in diretta perché sennò ti tagliano, e informare puntualmente su alcune tematiche. Noi dobbiamo prendere le informazioni, le trovate in rete, e trovare anche un modo di comunicare facilmente, perché non è facile, perché molte questioni sono astruse, e spiegare ad amici e parenti quanto questi trattati faranno sì che il latte costerà di più, che la siringa costerà di più e che ci saranno meno posti letto all'ospedale e nelle scuole che vengono giù. Questo è il concetto. Non lo possiamo fare solo noi in Parlamento, non gliela famo da soli, non gliela famo. Abbiamo di fronte la mafia, quella magari in giacca e cravatta che non ha più la lupara ma è più pericolosa perché è messa in mezzo nei consigli di amministrazione e va in giacca e cravatta a Bruxelles, una mafia terribile, non dico che sono tutti mafiosi, ma la mafia c'è, noi guardiamo la mafia negli occhi tutti i giorni, questo è il lavoro che facciamo, è una guerra democratica, ma una guerra, al posto dell'elmetto ci mettiamo la cravatta, da soli non ce la facciamo, dateci una mano, c'è una storia e concludo, bella, africana. C'è l'incendio nella foresta, tutti gli animali scappano, tra cui il leone. Sto raccontando una storia. Tra cui il leone, tutti scappano perché c'è l'incendio, c'è un colibrì con una goccia d'acqua che va verso l'incendio, il leone fa: che vai a fare? Vado a spegnere, è impossibile. E il colibrì dice: faccio la mia parte. Ognuno faccia la propria parte.